Allora, buonasera a voi, siete tanti e quando si parla di un fenomeno dei social, è un fenomeno che al terzo romanzo dà una parte di sé raccontando sicuramente una biografia di vita che è vicina alla vostra, al vostro modo di pensare, al vostro modo di fare. Tra poco il vostro Beniamino sarà con voi per firmare le copie. Ringraziamo la libreria Ave, il nostro Fabio, per questo grande momento. Ecco per voi, ecco qua, io ve lo chiamo Antonio Di Chele Di Stefano. Eccolo qua. Allora, come voi vedete è una storia molto, molto particolare, che parla di mancanze, di abbandoni, di assenze, due personaggi dove conta l'amore, ma poi quest'amore non si capisce bene come finirà, e dove il mondo della scuola, quelle che sono alcune piaghe del nostro tempo, la droga, e dove l'amicizia conta più di tutto e dove a volte rischiamo di perdere le amicizie per vari accadimenti, e dove il nostro Antonio ribadisce ancora una volta che né il colore della pelle né le diversità non sono una differenza ma sono un pregio. Caro Antonio, il saluto a quelli che sono i tuoi fans, e perché con questo libro vuoi proprio raccontare che chi sta male non lo dice. È arrivato il momento di dirlo o no, di quelle che sono le nostre interiorità? Ciao a tutti. Ciao! Io mi sono un po' in imbarazzo. Però lo state mettendo in imbarazzo? No! Guarda, l'imbarazzo io te lo faccio cacciare subito, perché ora mi avvicino da il saluto una per tutte. Possiamo farlo? Allora io la scelgo. Tu, come ti chiami e che cosa vorresti dire prima che lui parlasse? Mi chiamo Sara e ti salutiamo tutte. Sara, ti saluta Sara. Allora partiamo con raccontando Sara per tutte, come è nato questo terzo romanzo, Antonio. Ma questo terzo romanzo è nato in viaggio, questo romanzo mi sta a scriverlo a Napoli del 2016 e l'ho finito a gennaio del 2017. È un romanzo che ho iniziato a scrivere a Napoli in viaggio, e nella mia speranza c'era quella di poter raccontare una storia con una voce femminile. Questo romanzo è uscito prima online gratuitamente, e poi la seconda parte è uscita adesso in libreria. E la prima parte, nel mio intento, c'era quella di scrivere con la voce femminile, perché i primi due romanzi che avevo scritto a parlare era sempre il maschio, quindi era questo il mio intento. Perché questo libro è una storia di sogni infranti? Perché? Ma perché comunque sono due storie tristi. Mio amico ha definito questo libro un pianto trattenuto. E io gli ho dato ragione, perché sono due storie tristi, due storie di ragazzi che capiscono solo alla fine che bisogna allontanarsi spesso dalle persone con cui stiamo insieme, e quindi quello è un sogno infranto. Quindi per questo è una storia di sogni infranti. Senti, i Fem e Yannick, questi due personaggi che si innamorano, poi alla fine non dobbiamo fare scoprire che cosa accade. E in questi personaggi quanto c'è della tua esperienza di vita vissuta, dei tuoi incontri, magari di qualche innamoramento che è andato, perché si parla anche di amore, questo amore che poi probabilmente svanisce, però c'è il suo perché. No, ma nel primo romanzo che ho scritto io c'era molto di me, perché era autobiografico, nel secondo romanzo un po' meno. In questo terzo romanzo invece ho cercato di raccontare più che altro le persone che mi erano vicine, quindi ho anche intervistato amici, ho cercato di analizzare le loro storie d'amore passate, ho chiesto loro consigli, eccetera eccetera eccetera, proprio perché volevo raccontare qualcosa di diverso. Quindi in questo romanzo c'è più delle persone che mi sono vicine, più che altro di me. Senti, alle ragazze che sono presenti qua, proprio parlando, tu parli anche d'amore, qual è il messaggio che le ragazze dovrebbero percepire leggendo questo romanzo? Ma questo sicuramente non lo so, ti dico la verità, perché comunque io scrivo e spesso quando qualcuno legge interpreta le cose che legge a suo modo, e nel mio intento quando scrivo non c'è quello di dare un messaggio, ma c'è semplicemente la voglia di esprimersi, di sfogarsi. Quindi sicuramente non lo so, spesso capita che qualcuno mi dica che ha interpretato una cosa in modo diverso, qualcuno in un'altra, e anche per me è una scoperta, perché mi fanno vedere cose che ho scritto in un modo diverso, quindi il messaggio non c'è.
È interessante, ecco qui la controcopertina dice: non limitatevi a chiedere come stai, a chi amate sul serio, perché chi sta male non lo dice. Perché chi sta male non lo dice? Ma questo titolo, quando l'ho scritto circa 2 anni fa. Io quando mi chiedono il perché del titolo, spesso rispondo perché io sono una persona che comunque non è che si apra molto e mi capita di farlo solo con la scrittura. Quindi quello, quel titolo mi rappresenta davvero tanto. Io non so perché chi sta male non lo dice. Spesso perché è anche difficile comunque aprirsi e parlare con gli altri, anche perché non è scontato avere qualcuno che te lo chieda. Quindi chi sta male non lo dice perché non è scontato avere qualcuno che te lo chieda. Un testo che si legge in maniera veloce, c'è un po' una poesia delle piccole cose, ci sono delle frasi molto piccole, molto accentuate, che rimarcano probabilmente una delle due frasi: non bisogna fare promesse che non possiamo mantenere. Perché tu affermi questo? Perché mi è capitato di sentirmi dire delle cose e poi non essere mantenute. Io spesso credo che quando si vive una relazione non bisogna farsi prendere dall'entusiasmo, no? L'entusiasmo di dire, di fare, di promettere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo, è questo, io tendo sempre a non fare promesse. E la vita, dici, non bisogna mai smettere di amare la vita. Ma perché comunque se ci pensi, la vita poi è l'unica cosa che ci rimane, no? Nei giorni, le persone arrivano, vanno, poi comunque rimaniamo noi. È la nostra vita. Io l'ho imparato negli ultimi anni, questa cosa qua, il fatto di non smettere di amare la vita. È una cosa che ho ottenuto per la fine. All'inizio volevo metterla all'inizio, quella parte che poi ci resta alla fine. Poi mi sono reso conto che poteva essere invece qualcosa di forte. Io quando scrivo penso sempre a me come lettore. E quindi se io dovessi leggere il mio libro e trovassi quella frase verso la fine, sarei contento. Perché la droga in questo libro? Perché era un aspetto che non avevo mai toccato. Io non ho mai fatto abuso di droghe e quando ho scritto questo libro ho fatto veramente fatica, perché era una cosa che non avevo mai vissuto. Ho fatto fatica 2 volte: primo, perché nella prima parte c'era una voce femminile, e secondo perché la droga era un argomento che non ho mai toccato e è una cosa che nella vita non ho mai fatto parte. Però ho voluto raccontarla perché volevo raccontare quelle persone della mia vita che ho perso a causa delle droghe, no? E leggendo il libro comunque ci si rende conto che Yannick e il fam poi comunque si distaccano a causa di quella cosa lì. E quindi per questo ho voluto raccontare quelle persone che nella vita ho perso a causa delle droghe. Tu parli nel testo anche di uno dei due personaggi che si trova a disagio in Italia, ecco, il disagio di trovare un territorio altro, un territorio diverso. Da che cosa nasce questo senso del disagio? La tua provenienza, la tua famiglia? No, non è una questione di provenienza di famiglia, è una questione di società. A disagio non si sente solo chi non è italiano, a disagio si sente anche il ragazzo che va a scuola e non è la moda, oppure il ragazzo che non è bello per la società, eccetera, eccetera. Il disagio è una cosa che hanno tutti e che provano tutti, a causa della società in cui viviamo, il fatto che comunque noi dobbiamo sempre essere belli, stare bene, eccetera, eccetera, e non essere deboli. Quindi è più che altro questo il disagio che racconto. Anche in IFEM è proprio più che altro un disagio di donna, no? Il fatto di non riuscire a relazionarsi col prossimo e di vedere le sue amiche che si fidanzano così facilmente, e lei invece che trova difficoltà in questo, lì disagio. Tu scrivi in un altro testo, scrivi: fu un inverno freddo, la nostra relazione ne risentì. Con la neve ogni cosa cambia, cambiamo pure noi. Io personalmente cambio. Tu cambi, quindi sei anche mediopatico, insomma sì. C'è una stagionalità anche nella tua vita, però parli molto di queste relazioni, e l'amore è parte integrante dei tuoi romanzi. Ma ecco perché tutti i libri nascono, perché c'è la storia d'amore di mezzo. Se tu scrivi un libro sulle biciclette, perché ami le biciclette. Se tu scrivi un libro sulla storia, perché ami la storia. Tu, perché ogni libro sia una storia d'amore. Io più che altro cerco di raccontare le relazioni tra le persone. Tu dici anche che basta avere la pelle un po' più scura per essere preso di mira, il taglio degli occhi diverso per sentirsi intruso, un cognome con troppe consonanti per sentirsi gli sguardi addosso. Ti è mai capitato di sentirti gli sguardi addosso perché, tra virgolette, diverso? Ma anche se fossi diverso mi guarderebbero diverso per come mi vesto, e se fossi diverso mi guarderebbero diverso perché non sono abbastanza ricco, eccetera, eccetera. Quindi questo sì. L'ho sentito, l'ho provato, però ti dirò la verità, quando ero piccolino lo provavo più forte questa cosa, oggi non mi tocca niente.
Allora, ma tu una domanda che vorresti fare alle tue fans e le fans quale sarebbe? Facciamo un discorso inverso, per esempio, in base al romanzo che hai scritto, qual è il messaggio che vorresti? Una domanda al tuo pubblico. Che io vorrei fare a loro? Sì, sì. Ma di solito io domande loro le faccio quando filmo il film. Però fagliene una generale, vediamo a chi prendo qua nel gruppo. Non so più, non so più. Non sa, allora vediamo... Chi è che vuole fare una domanda? Chi è che vuole fare una domanda di voi? Forza, tu ti chiami? Dai. Chi è che vuole? Dai, forza. Ciao, mi chiamo Sara. La mia domanda, te l'avrei fatta dopo ma te la faccio ora. La necessità di scrivere questa seconda parte, avevi bisogno di far vedere la storia dal punto di vista di Annick oppure è nata per caso? Più che altro la cosa che volevo riuscire a descrivere. Guarda Antonio, te li ha portati tutti, quindi vuol dire che li ha masticati e letti, scusami. Allora prego, qual è la... Ma più che altro la cosa che volevo descrivere era la causa di tutto questo, la causa per cui Yannick facesse uso di droghe, la causa per cui lui avesse questo atteggiamento nei confronti delle persone, nelle relazioni con gli altri. Quindi volevo raccontare la causa, perché spesso le persone non sono così perché nascono così, ma perché incontrano eventi oppure incontrano altri che li cambiano. Quindi ho voluto raccontare questo. Un'altra domanda, in fondo. Chi c'è in fondo che vuole fare una domanda? Forza ragazze! Chi è che vuole fare una domanda? Siete tutte... Ecco, un giovanotto, forza! Ciao Antonio. Io ti volevo chiedere una domanda molto semplice. Cosa ne pensi del potere di guardarsi negli occhi? Cioè, nelle relazioni soprattutto, ma anche per strada. Un aspetto che hai analizzato in qualche tuo libro, però che volevo un approfondimento da parte tua. Quindi il potere di guardarsi negli occhi, qual è questa grande relazione? Ma io credo che più che altro del potere di guardarsi negli occhi, la cosa che conta è più che altro comunicare. Comunicare col prossimo credo che sia importantissimo. Io personalmente molte cose che ho scritto e che scrivo mi vengono perché comunico con gli altri, no? Mi capita di comunicare con uno sconosciuto oppure di leggere un messaggio di una persona che non conosco e lì non c'è uno sguardo, lì c'è più che altro solo comunicazione. Quindi non tanto il potere di guardarsi negli occhi, ma più che altro il potere di comunicazione. Tu dici sempre troppo presto per prendersi sul serio, tu ti sei preso sul serio o no? Se scrivi il terzo romanzo secondo me sì. No, io scrivo più che altro non perché mi sono preso sul serio, sennò non mi sentirei a disagio adesso. Più che altro io scrivo perché non so fare altro, nella vita non so fare altro, non so fare il manovale, non so fare altro e mi sono trovato molto bene con la scrittura. È un mezzo che utilizzo per comunicare e per raccontare me stesso. Sui social sei un vero e proprio fenomeno, hai una pagina o una più pagine Facebook da quello che ho visto in cui unisci molto spesso il parlato a questi cieli immensi, queste atmosfere che cambiano. Sono dei filmati che scegli tu oppure c'è qualcuno che per te inserisce determinati corti rispetto a altri? Sono indicazioni tue? Sono cose che facciamo veramente noi, per fare gli ultimi video che sono usciti su web, siamo in montagna e li abbiamo girati tutti, mi piace molto ma il parlato con il video, è una cosa che mi piace veramente tanto, forse per me fare interi libri così. Domanda, vediamo se abbiamo trovato qualcun altro che vuole fare un saluto, vuole fare una domanda, dai, chi è di voi, così inizia, vieni, anzi voglio fare di più, qua col permesso del nostro la facciamo passare, vieni, perché chi è che fa la domanda la facciamo entrare, così vieni da questa parte, dici come ti chiami e così può fare la domanda al nostro Antonio. Ecco qua, avete visto, non avete potuto fare la domanda e io ho risolto così, vieni, intanto lo puoi salutare il tuo Beniamino tranquillamente. Allora, io sono Angelica e una domanda che mi pongo da un po' di anni.
la tua capacità di psicanalizzare tutti i personaggi e tutte le vicende che scrivi, e quindi di estendere la vicenda personale a un po' paradigma universale in cui tutti possono rispecchiarsi, nasce da un'osservazione del mondo o anzi da un dono innato tuo? No, dono innato no, perché veramente io mi sono reso conto da... Mi sono reso conto nel mio percorso, anche con gli ultimi libri, che c'è un grandissimo miglioramento nelle cose che scrivo, e se avessi avuto un dono avrei scritto libri più belli già dall'inizio. Ma non lo so, io sono una persona che osserva molto il prossimo, io osservo molto le persone, sono molto curioso quando conosco qualcuno di nuovo e tendo sempre a conservarmi le cose. Quando conosco una persona tendo sempre a scrivermi sui dettagli di questa persona qua. Quindi credo che sia applicato quella cosa lì, curiosità. Sei abbastanza contenta? Sì, certo. Senti, perché lo leggi? Qual è la cosa che ti piace quando lo leggi? Allora, diciamo che io leggo i suoi libri dal 2014, quindi da tanti anni. La cosa che subito mi ha colpito è la capacità di mirare proprio dritto al cuore, all'anima, in un modo che comunque non tutti riescono a fare. Tanto, cioè, sono abituata a leggere classici, e qui io potrei assolutamente paragonarlo a grandi scrittori, anche dal punto di vista romanzi, secondo me sì, anche perché non avrebbe riscosso tutto il successo, perché veramente da tanto. Detto da lei, ci crediamo, facciamo un applauso, che è stata l'unica eroina che è voluta passare da questa parte. Un'altra persona, ultima, così poi iniziamo. Chi è che vuole venire qui a fare una domanda? C'è qualcuno oppure procediamo all'entrata vera e propria? Ci sei tu? Chi è che vuole venire? Allora, bene, io direi che a questo punto mi pare che può iniziare a filmare, perché ci sono alcuni che devono aprire. No, lo devi piangere. Antonio Di Chele Di Stefano, una poesia della quotidianità in un romanzo che esce questa settimana per i tipi della Mondadori, Chi sta male non lo dice. Le nuove generazioni che attraverso la scuola, la droga, quelli che sono tantissimi problemi della contemporaneità, trovano in te un vero e proprio fenomeno della comunicazione. Ma questo non lo so. So che il libro è uscito il 28 marzo e che sta andando bene, sono contento di questo e sai, la mia speranza è sempre stata quella di essere letto, no? E quindi mi reputo abbastanza fortunato. Questo è il mio terzo libro e devo ammettere anche che c'è stata una crescita a livello di scrittura, e quindi posso solo essere contento. Quanto c'è di introiettivo della tua psiche all'interno di questi romanzi? Il terzo romanzo, tra l'altro. Ma sicuramente nel primo tantissimo, perché comunque il primo romanzo è sempre una cosa autobiografica. Negli altri due invece ho cercato di raccontare più che altro le persone che mi erano vicine. In questo terzo libro ho cercato di raccontare i ragazzi del quartiere dove sono cresciuto, e spero di esserci riuscito e di averli anche descritti bene, cosa che non era facile. Che cos'è il colore della pelle per Antonio Di Chele Di Stefano? Ma nulla, sinceramente non, a mio parere non determina proprio nulla, poi magari per altri sì, per me nulla. Mentre ai giovani, ai tuoi, diciamo, ai giovani della tua formazione che sono, diciamo, che leggono i tuoi romanzi, che cosa dici? Qual è il messaggio che deve arrivare? Ma sicuramente, come dico sempre, la mia storia è un po' un mezzo esempio, perché comunque io sono partito da solo, autopubblicato, e dopo 3 mesi Mondadori mi ha contattato. Quindi la cosa che consiglio sempre io è quella di provare, 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 provare. Grazie a voi. Grazie.
Virginia. Virginia, da dove vieni? Da Villa San Giovanni. Da Villa San Giovanni. Antonio Di Chele Di Stefano, perché ti piace? Perché riesce ad arrivare al cuore delle persone, tanto che sono tornata qui per la terza volta a vederlo, è già un... Senti, hai letto tutti e tre i romanzi? Ancora no, perché sto aspettandomi gli autografi, così da avere una maggiore sorpresa. E la domanda che vorrai fare al tuo Beniamino quale sarà? Diciamo, dove trova sempre una nuova fonte di ispirazione così profonda. Grazie. E incontriamo invece, come ti chiami? Tatiana. Allora Tatiana, di dove sei? Di Reggio? Di Locri. Ah, da Locri addirittura. Sei venuta a vedere il tuo Beniamino Antonio Di Stefano. Che domanda vorrai fare? In realtà non vorrei fargli delle domande, vorrei dirgli che comunque io mi sono trovata benissimo a leggere i suoi libri e soprattutto con questo mi ha colpito molto, perché sto passando un periodo che rispecchia molto questa storia, e quindi vorrei fargli davvero i complimenti, perché... Una frase sua che ti porti dentro il cuore? Sono tutte sottolineate e... Ok, questa. Sentivo che qualcuno un giorno mi avrebbe presa e portata con sé. Ho atteso per una vita che qualcuno si accorgesse di me, che qualcuno mi tenesse con sé. Brava, buon rientro a Locri, salutaci la Locride. Tra fans di Antonio Di Stefano, tu ti chiami? Katia. Studi dove? Al Piria. Hai letto, mi pare, quanti romanzi? Due o no? Due cartacei e uno online. Perché tu segui Antonio Di Chele Di Stefano? Perché mi trasmette tante cose, trovo che sia bravissimo. Lo leggi spesso, quindi? Sì. Ti ritrovi in lui? Sì. E fai un invito, consiglialo alle tue compagne e ai tuoi compagni. Lo consiglio, perché vi farà provare delle emozioni forti. Ancora un'altra fans di Stefano, tu ti chiami? Rosalba. E dove studi? Studio al liceo scientifico Alessandro Volta. Ah, al liceo scientifico Volta, con la preside Palazzolo. Allora, la mitica preside Palazzolo. Allora, il libro, il romanzo che è uscito, tu già l'avevi comprato o lo comprerai stasera? L'ho già comprato stasera. Ah, e allora con quale proposito vorrai leggere questo libro? Allora, innanzitutto ho letto i primi due libri e mi sono piaciuti un sacco, e l'ho già letti almeno 4 volte a testa già, perché Antonio mi prende un sacco, e i libri che leggo, le cose che leggo di lui mi portano un'emozione nel cuore fortissima, anche perché le situazioni che lui descrive, le situazioni sociali della nostra società mi prendono un sacco e sono d'accordissimo con lui. È capitato che ti sei innamorata come si è innamorato lui nel primo romanzo? Sì. È una cosa che invece vorresti dire alle tue amiche, no amici, alle tue amiche. Riguardo a quello che lui comunica nei testi. Io non direi a nessuno quello che lui comunica nei testi, ma gli consiglierei i libri, perché bisogna leggerlo il libro, perché sono talmente profondi e talmente sincere le cose che scrive, che soltanto leggendole si potrebbero capire. Bravissima. Yeah.
Grazie.